Pietro. Ero peggio di così prima che loro si occupassero di me. Il trucco, la parrucca, la cipria. Era meglio se fossi morto. Vi prego, non dite così. La vita è preziosa. Ah, certo che lo è. Per voi, forse. Allora, siete ancora smaniosa di diventare la futura imperatrice di tutte le Russie? Bene, ora guardate quello che tutte le Russie hanno regalato a me. Io odio questo posto. L'odio! Ma se un giorno governerò questo paese, gli farò sentire i colpi della mia frusta. Per Dio, io vi giuro che lo farò. E voi, mia cara futura moglie, anche voi li sentirete. Ecco, ora conoscete le mie intenzioni. Andatevene! Sapevo che non era come il principe delle favole. Non mi lamento dell'aspetto fisico. Non ha importanza. Ma dopo la malattia è cambiato. Noi dicevamo che era infantile. Con quegli stupidi soldatini in uniforme. Ma adesso mi fa paura. Siete ancora in tempo. Scrivete a vostro padre. Lui verrà subito. Avete solo promesso di sposarlo. No. Ho fatto centinaia di chilometri. Ho abbracciato una nuova fede, rischiato la vita. Ho imparato questa lingua. Non fuggirò, non andrò a nascondermi come un animale ferito. Un giorno diventerò come l'imperatrice.